Benvenuti all'edizione quotidiana del TG Med LIS a cura della redazione del TG Med. Si innalzano anche in Sicilia i livelli di sicurezza antiterrorismo. Nei porti verranno messe a punto misure per evitare che persone al di fuori di passeggeri e dei lavoratori possano accedere senza autorizzazione. Anche per i teatri è stata richiesta l'installazione di metal detector. Si potenzierà il sistema di videosorveglianza, soprattutto esterno, nell'aeroporto Falcone Borsellino, dove i controlli sui passeggeri sono già stati elevati a livello 2. Da oggi pomeriggio l'erogazione idrica verrà sospesa nei comuni della fascia costiera ovest di Palermo a causa di alcuni interventi di manutenzione nella diga Poma. Si tratta di lavori definiti improrogabili dall'AMAP e che lasceranno a secco i rubinetti dei comuni di Alcamo, Trappeto, Balestrate, Terrasini, Carini, Capaci ed Isola delle Femmine. Lo stop all'erogazione dell'acqua, inizialmente previsto per le 8, è stato spostato al pomeriggio per tentare di limitare i disagi. Secondo una stima fatta dagli uffici sui tempi dei lavori, questi dovrebbero terminare sabato prossimo. Resta da capire se la situazione tornerà alla normalità il giorno stesso o nelle ore successive alla fine degli interventi di manutenzione. Un motociclista di 26 anni, originario di Carini, Davide Laurannino, è morto in un incidente stradale a Torretta, in provincia di Palermo. Il ragazzo si trovava nella zona di Piano dell'Occhio quando ha perso il controllo della moto, finendo a terra. Quando è arrivato il 118, il motociclista era già morto. I carabinieri di Carini hanno svolto una serie di rilievi per capire se altri mezzi siano stati coinvolti nell'incidente. Sono stati fermati due presunti autori del tentato omicidio avvenuto venerdì notte ad Alcamo in provincia di Trapani. Un 34enne era stato ferito al torace ed era stato poi ricoverato all'ospedale Cervello di Palermo, dove si trova in prognosi riservata. Oggi sono stati fermati due pregiudicati di Alcamo impegnati in maniera saltuaria come braccianti. Loro sono accusati di tentato omicidio, lesioni personali gravissime e porto abusivo di arma da fuoco. Un gruppo specializzato nello spaccio di droga nella zona sud di Siracusa è stato arrestato dai carabinieri. Le donne all'interno svolgevano un ruolo di primo piano. Sono in tutto 24 gli ordini di misura cautelare per associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di eroina, cocaina e hashish con l'aggravante della disponibilità di armi. Due indagati sono ancora irreperibili. Oltre 2 kg di cocaina nascosti in pacchi con il logo di un innocuo cartone animato sono stati scoperti dalla polizia di Catania al porto di Messina su una jeep sbarcata dalla Calabria. Il conducente, Salvatore Messina, di 49 anni, è stato arrestato. Il valore della cocaina è di 100.000 euro e una volta sul mercato avrebbe permesso di guadagnarne tra i 300 e i 400.000. Con l'hashtag Vogliamo il tram è partita la mobilitazione di alcune associazioni che chiedono di attivare la linea 1 del tram. Il tratto che da Roccella va al Forum potrebbe essere aperto senza aspettare l'ultimazione delle linee 2 e 3, ancora in attesa di collaudi. A bloccare la partenza del tram è la mancanza di un contratto tra AMAT e Comune di Palermo, che deve passare al vaglio del Consiglio Comunale. Un albero dedicato a Don Pino Puglisi, il sacerdote palermitano ucciso dalla mafia il 15 settembre del 93, verrà piantato nel giardino dell'area della necropoli paleocristiana della Valle dei Templi. A metterlo a dimora sarà l'Accademia di Studi Mediterranei di Agrigento in collaborazione con l'ente parco archeologico. L'albero sarà piantato il 3 dicembre prossimo. Per questa edizione è tutto, arrivederci alla prossima!